Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video della serie dedicata ai ristoranti stellati. Questa volta sono stato da Sadler, ristorante dello chef Claudio Sadler con una stella Michelin. Si trova a Milano in zona sud. Lo chef Sadler definisce la sua cucina moderna in evoluzione, in cui trasgredisce le regole della cucina tradizionale per proporle in una chiave più innovativa e accattivante. Compagni di questa nuova avventura culinaria, il buon Iaki. Siamo da Sadler, che è Adam Sadler, un attore famoso che ha deciso di aprire sui latini. Lisa Alborghetti e sua sorella Lara. Siamo partiti subito con una mousse bouche composta da diverse piccole creazioni dello chef. La prima era un risotto da passeggio, ovvero classico risotto alla milanese in formato aperitivo. Ah, questa è una rivisitazione del risotto alla milanese da passeggio. Il risotto sa? Avrei più di risotto alla milanese. Io ne avrei preferito un po' di più. Abbiamo proseguito poi con una chiacchiera al basilico salato e gocce di amatriciana. Sono d'accordo, anche io pensavo fosse croccante. Esatto, totalmente diverso al palato, penso fosse, cioè ci fosse quell'effetto crunch, tipo di ciccoso. Era lì da un po'. Esatto. Sembra croccante. È una truffa. La mia ragazzi, che perfetto. Crunch secondo me ha dato quel tocco in più. Siamo passati poi a un panzerotto ripieno di pecorino, mozzarella e cime di rapa. A beri, ti devo portare. Questa invece era una quiche di pasta brisée con involtino di bresaola e ricotta tartufata. Sì. Ci sta questo. Questo è migliore. Sente bene la ricotta tartufata, sente bene il tartufo. Però è il top di questa selezione. Il piatto si concludeva con una crema bruciata di provolone e mostarda di pera. La bresaola ha vinto. Ha vinto la bresaola. A mousse bouche, interessante perché è stata presentata anche bene con questo scrigno e c'è un percorso che racconta un po' l'Italia. Alcune cose, vabbè, panzerotte, chiacchiera, quasi insufficiente. Per il resto ci stiamo. C'è stata poi servita la prima portata del menù degustazione, carpaccio di tonno pinna gialla, confetti di bagnetto giallo piemontese con cubetti di topinambur candito e daikon e polvere di cappero. Molto buono il tonno. Ma il daikon è una sorta di radice. Tipo il sedano. No, ma giapponese, cinese, coreano. Di solito si fa tipo tutta quella grattugiata che metti sotto nella barca. Sei suscitariano. Ma qui se parlo quasi facciamo un ASMR. Sì. Interessante. Io poi col pesce crudo, cioè vincete sempre. Questo è un invito a tutti gli stellati in cui andrò per portarmi il pesce crudo. Semplice, però la materia prima vince sempre, no? Quando è buono. Il pesce buonissimo. Sai cosa mi è piaciuto un sacco? I tondini gialli, a parte che non me li aspettavo così tipo spumosi, secondo me avevano proprio un tocco in più che non mi aspettavo. Io direi che ho provato tutto. Molto buono, è bello perché anche se il tondo è molto delicato, non c'è niente che copre il gusto. C'è anche gli altri sapori forti, si sentono, ma poi rimane il delicato del tonno. Diciamolo perché questa è una petizione con tutti quelli che mettono la burrata oppure tonnellate di limone. No vabbè, il limone neanche ne parlavo, cioè proprio il limone non deve esistere. Wow. Porto l'olio che fa mia zia. Seconda portata, knel di baccalà mantecato, delicate di peperone etrusco, bernese all'olive con una cialda di polenta e pelle di baccalà essiccato. Bello questo. Praticamente lo sto vivisezionando, che era tutto bello composto. Prossimamente Lisa me lo ricreerà a casa. Non so cucinare neanche la pasta. Baccalà mantecato, quindi diventa tutto molto scaldato, come se fosse una crema. È cremoso, come texture, sopra c'è questa chips e ha questa parte croccante, mi ricorda come consistenza i ciccioli. Scarpetta? Assolutamente. Vuol dire che apprezzo il piatto. Abbiamo proseguito con una capasanta scottata in padella con polenta nera, crema di cavolfiore, broccolo viola e chips di prosciutto crudo essiccato in forno. Se cosa nera cos'è? Anche io polenta nera ha detto. Ah, polenta, ok. Complimenti per l'attenzione. Ha detto attivo il cervello perché se aspettiamo Marco adesso. Questo mi è piaciuto tantissimo. Più che altro la capasanta, cioè se tipo si scioglie in bocca. Quel pezzettino lì di crudo gli dà quel tocchino in più perché è salato. Io non so descriverlo così bene. Sai che cosa è molto buono? La cremina di cavolfiore. È vero. Senti com'è rimane. E grazie che c'era il supporto croccante perché era tutto molto cremoso. Il croccante aiuta sempre perché è quella parte del gusto che entra di più nella memoria. Una peculiarità è che l'acqua non è sul tavolo. Noi adesso facciamo un test, beviamo e vediamo quanto tempo ci mettono.
E un minuto. C'è stata poi portata la visione dello chef Sadler della pasta e fagioli in bisque di cozze, vongole e astice con polpa di granchio e in chiusura peperone crusco. Adesso resti a casa della pasta e fagioli. Anche se sembra una pepata di cozze, è una pasta e fagioli, ci hanno detto. Le hanno prese in darsena. Fate bello saporito. La pasta devo dire che ci voleva, io la stavo desiderando e secondo me è il piatto che mi dice. È il mio preferito per ora, sì, questo. Come direbbe Arca, buona la pasta, la posso regalare. Sì, però mi ha riempita, dai. Cioè, non pensavo fosse così tanta. No, però, ma perché mi sono scofanata 8 panini qua. Altro primo, gnocchetto con una delicata di zucca con una crema di taleggio, polvere di funghi trombetta, cavolo broccolo friulano e chips di patata viola. Va bene, allora siccome questi gnocchi che sono particolari... Sembra un po' di do. Sembra di do, è vero. Manca la gommosità degli gnocchi, molto spugnoso, certo. Allora, se io devo considerare questa cosa degli gnocchi, non mi piace. Perché no? Perché non mi sembra gnocchi, mi spiace, non mi piace tanto. Però. La questione è che se tu li chiami gnocchi, tu credi alle aspettative quando chiami le cose. Se tu li chiami gnocchi, quello sono gnocchi. Io rimango deluso. È proprio gnocco. Parlavo con lui, scusa. Cioè, la linea comune di tutti i piatti, secondo me, è che si sente molto, molto la materia prima. C'è molto ingrediente crudo, anche poco elaborato, soprattutto su, vabbè, le verdure. C'è l'italiana al 100%, non ci sono influenze, mi sembra. Allora, secondo me, di questo piatto, era più buono il condimento rispetto al gnocchetto, perché, raga, consistenza stranissima, cioè una roba che tipo bagnata. Sì, una spugnetta. Bagnata. Sì, un pochettino era umidino. Una spugna fatta e finita, pure bagnata. Sì. A me è piaciuto molto. Ma come fanno a farlo così morbido? È un flan, praticamente... Cioè, viene montato? Esatto. Passando invece i secondi, ci hanno portato un piccione in doppia cottura, petto alla brace e coscia impanata e fritta, purè di patata e fava tonka, cavolo riccio accompagnato da patè di fegatino di piccione. Vabbè, qua prima di riprenderlo mi sono dimenticato, gli ho dato un morso, scusate. Non ho mai mangiato il piccione, la mia vita è tra io, questo due volte in una settimana. E tra l'altro è molto simile, perché anche là c'era la parte fritta che era tipo questa crocchetta e la parte centrale che invece era più cruda. Il patè è nuovo, quasi una settimana. No, là. Solo perché siete abituati a piazza nuova. Filetto morbidissimo, buonissimo. Piccione, mia carne preferita, con anche un po' di capelli, sicuramente più buono. Non pensavo avesse un sapore così forte. Mangiamo i fegatini. Fegato incredibile. È come il patè di foie gras, quello d'oca. Però questo è molto più delicato, molto più morbido. Impressionante, l'avevo messo in pochi. Questa cosina qua di fegatini mi faceva un po' impressione. Invece, cioè, non sa quasi di niente, pensavo molto peggio. Cioè, pensavo se avessi tipo l'interiora così. Sono curiosa di provare questa cosina fritta. Buonissima. La versione premium del chicken McNuggets. Quello che stavo per dire. Però, e poi il fritto e McNuggets. Mamma mia, non li batte nessuno, soprattutto alle 3 di notte. Buono, ma non mi fa impazzire. Vabbè, secondo me è l'idea del piccione. Sì, è l'idea. Confrontino, non so se riuscissimo a farlo, però era molto simile al piatto. Questo qua mi ha lasciato molto di più rispetto al piccione di Dio. E i fegatini, una bellissima scoperta, perché conoscevo solo... Io di solito mangiavo il patè di foie gras, quello d'anatra. E questo qua è molto più delicato. Di solito a Mina mangiavo solo il caviale. A Mina solo piattina, patate, salsiccia. E lo champagnino. E per l'inizio della fine di questo menù degustazione è arrivato il carrello dei formaggi con una selezione di formaggi solamente italiana. Ora, formaggi, ho preso questo che è il brie italiano, quindi è un curiosità. Questo qua è un gorgonzola. Tutto ci hanno rubato, francesi, tutti. E questo? Pagliarella lì, frigliarella, crema. Ah, paglietta, come paglietta. Paglietta. Immagino sia invecchiato nella paglia, prenderà il sapore della paglia. E invece qua c'è una mostarda di pera. Il pane è un pan brioche con un impasto di burro, tostato e ci sta bene col formaggio, come se non ti avessero portato abbastanza pane. Beh, se ti mangi tutto il pane che ti importano, sei capito. Per accompagnare il dessert ci è stata proposta una rivisitazione del martini chiamata Marron Martini, cocktail composto da Lille Blanc e Briottet, ovvero un liquore al marron glacé, e al posto dell'oliva come guarnizione è stata servita una battuta di marron glacé ghiacciata. Marron Martini, Martini è uno dei miei drink preferiti. Hai citato le mescolate? Chinalille, tra l'altro, è, che è adesso Lille Blanc, è quello che viene utilizzato da 007 per fare il Vesper Martini, che al posto del vermut italiano utilizza il Lille Blanc. Mi hai tolto le parole di bocca. Agitato non mescolato, perché utilizzando i due drink forti lui dice che mischiando si mischiano bene. I puristi non shakerano il Martini perché dicono che rompono gli oli essenziali. Per concludere il menù degustazione ci è stato portato questo dessert con pasta choux, marron glacé, sfere di tè verde matcha, scaglie di mela e meringhe e semicerchio di cioccolato bianco. Io volevo spaccarlo tipo così e fare il figo. E in
dice, ora partirà tutto. Una cosa. Al di là del cibo buonissimo e quant'altro, è fighissimo perché c'è tutto il, cioè è tutto un nuovo, cioè è un'esperienza, capito? Ma sei serio? Sì. Ok. Cheers. Da grande voglio fare il sogno. Anch'io. Molto dolce, e mentre Martini è secco, se mi piace il Martini perché è secco non casco, non c'entra nulla. E ricordo un po' l'amaretto di Saronno, ma vero? Amaretto, sì, di Saronno, ma in versione marron glacé. Dai, anche un po' di caramello. Molto. Beh, glacé. La glacé. Glacé. Esatto. Si chiama. Il parere dell'esperta è buonissimo. Poi a me piace un sacco la castagna, quindi qua si sente il dolce senza cioccolato, ma non è un dolce. Parere definitivo di questa degustazione? È stato il mio primo ristorante stellato. Che ultimo? Speriamo di no. Il piatto che mi è piaciuto di più è il tonno iniziale e la pasta. Sorprendente, perché almeno ho provato nuove consistenze, per esempio gli gnocchi bagnati. E la spugna top. La spugna buona. E anch'io concordo con il parere di Lisa, il tonno buonissimo e anche la pasta. Per me la cipolla, ma il dolce è molto buono. Sarà perché ce l'ho ancora qua da finire, ma il dolce è veramente buono. A me gli gnocchi sono piaciuti assai. E anche il baccalà. Oh, il baccalà guarda che era interessante. Sì. Era molto delicato. E il tonno molto buono, ma tonno, cioè il tonno se è buono, buono. Bello, bello. Buono, c'è stato uno scivolone all'inizio con la mousse bouche. Fallo tu allora. Potrei farlo peggio, molto peggio, però io non ho nessuna stella. Il mio preferito è stato il tonno. Non mi sono piaciuti gli gnocchi. Il piccione. Il piccione è veramente speciale. Soprattutto il filetto centrale è stato interessante rispetto a quello di io, che era molto meno elaborato. Spero che questo video da Sadler vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao a tutti.